Ciao a tutti, eccoci qua, pronti per la lezione finale, diciamo a livello almeno teorico di questo corso. Il tema, quindi il monitoring, quindi il monitoraggio all'interno, diciamo, di Kubernetes. Bene. Allora, partiamo dal presupposto che, come sappiamo, nello sviluppo di qualsiasi tipo di applicativo, ma soprattutto quindi nel caso di applicazioni e sistemi distribuiti, il monitoring è una componente fondamentale per poter avere un'idea di quello che sostanzialmente succede poi nel cluster. Questo anche perché? Perché più saranno i componenti che noi andremo ad avere, quindi nel caso di sistemi distribuiti, diversi magari applicativi, microservizi, è necessario quindi avere visibilità sulla nostra architettura. Ora, Kubernetes a livello di base, attraverso l'installazione, diciamo, del piccolo componente aggiuntivo Metrics Server, quindi un piccolo server delle metriche, può fornire delle metriche di base. Bene. Ora, metriche di base che significa? Significa sostanzialmente quindi l'utilizzo di CPU virtuali e di memoria da parte quindi dei vari container che stanno quindi all'interno dei pod e sono schedulati sui diversi nodi worker. Andiamo a ripassare brevemente quindi il nostro cluster, l'architettura. Abbiamo come sempre uno più nodi master e chiaramente alcuni nodi worker. Su ogni nodo worker sappiamo ormai che girano l'agente kubelet, quindi responsabile per l'interazione tra la nostra intelligenza, quindi il master e i nodi worker, e chiaramente esso interagisce con il nodo e il container runtime. Il container runtime, che può essere Docker, ripeto, Docker è stato recentemente deprecato, ovviamente può essere un qualsiasi tipo di container runtime, compliant quindi con la container runtime interface, ad esempio containerd o cryo. Poi, che cosa vediamo anche? In questo caso, come anche in esempi precedenti, vediamo alcuni pod che girano sui nostri nodi worker. Degno di nota, quindi importante da menzionare in questo caso, è appunto il pod nel nodo centrale, che appunto è il nostro Metrics Server. Bene, come funziona il Metrics Server? Il Metrics Server quindi va a scoprire i nodi che fanno parte del cluster e poi va a effettuare delle query alle varie kubelet per poter raccogliere informazioni quindi sui vari container che girano su ogni nodo. Queste informazioni poi verranno esposte sulle Metrics API, quindi accessibili come sempre dall'API Server. Ora, qual è lo scopo? Lo scopo non è in questo caso un monitoraggio a livello, chiamiamolo così, di produzione. Lo scopo di questo tipo di monitoraggio e di metriche di base è riferito principalmente ai componenti Horizontal Pod Autoscaler e Vertical Pod Autoscaler. Che cosa sono? Essi sono sostanzialmente dei controller che permettono quindi di scalare in maniera automatica o orizzontalmente o verticalmente i nostri pod. Quindi sostanzialmente gli applicativi che sono deployati sul nostro cluster. C'è anche un altro utilizzo. L'altro utilizzo è chiaramente attraverso la nostra command line interface, quindi nel terminale, attraverso quindi il comando kubectl top, il tipo della risorsa e il nome della risorsa. Ad esempio, noi potremmo ottenere le metriche relative ai nodi del cluster con un kubectl top node e il nome del nodo. Bene. Quindi ci tengo ancora una volta a precisare che questo è appunto un monitoraggio non per un sistema reale, un sistema produttivo. In quel caso si utilizzano chiaramente soluzioni apposite e specifiche. La più comune in questo momento è la soluzione basata quindi sui tool open source Prometheus e Grafana. Benissimo. Quindi in questa lezione conclusiva ho introdotto il concetto quindi di metriche di monitoraggio di base offerte dal Metrics Server all'interno di Kubernetes, ne abbiamo specificato quale li utilizzo e quindi vi aspetto per la piccola demo e le esercitazioni pratiche. Grazie per l'attenzione, ciao, alla prossima!